Il tema della rigenerazione urbana è ancora al centro dell'agenda degli architetti italiani. Ne hanno discusso alla Triennale di Milano, oltre che esponenti del Consiglio nazionale, rappresentanti delle istituzioni, delle categorie economiche e del mondo ambientalista. Obiettivo comune: la necessità che venga posto mano con urgenza ad un serio e credibile piano di intervento sulle città. Un tema che impatta molto su una metropoli come Milano. Impatta moltissimo perché noi abbiamo molto patrimonio esistente che deve essere riqualificato e deve essere reso sostenibile. È uno dei problemi che abbiamo appunto all'ordine del giorno e che dobbiamo affrontare sia nel piano sia in alcune norme regionali. Abbiamo tutta una serie di incentivi proprio per avviare interventi importanti di riqualificazione e rigenerazione anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale ed energetica. Così il presidente dell'Ordine del capoluogo lombardo. La comunità degli architetti sta lavorando molto su questo tema perché lo riteniamo davvero fondamentale e speriamo di riuscire ad andare avanti e speriamo di riuscire ad andare avanti in tempi anche sufficientemente brevi. Gli aspetti da tenere presente sono assai numerosi. Angelo Patrizio, responsabile urbanistica di Confcommercio. Bisogna fare quadrato e stare insieme per sortire buoni risultati sulla rigenerazione che si dia risposte anche alla rivitalizzazione economica. Sul tema della bellezza, troppo spesso trascurata negli anni passati, lapidario il vice direttore generale di Legambiente. O ci si rimette le mani, si fa rigenerazione urbana, oppure la bellezza nella nostra tradizione ce la scordiamo. Le imprese sembrano davvero pronte a fare la loro parte. Per affrontare un processo di sostituzione, di rigenerazione urbana, c'è bisogno di un'impresa diversa. Un'impresa che crei un grande patto con tutti gli attori della filiera delle costruzioni, dai professionisti fino al momento della gestione. Perché un tema così va affrontato pensando che il prodotto edilizio è un vero prodotto industriale, quindi un prodotto di cui solo non garantire l'esito, l'adempimento, ma anche garantire poi quelli che sono i costi di esercizio e di manutenzione, fino anche, e questa è la cosa più importante, alle prestazioni. In questa maniera il nostro settore potrà creare anche un nuovo patto con i cittadini. L'importanza e la portata del tema è sottolineata dal consigliere nazionale Massimo Gaglione, che ricorda che L'Europa politicamente ha deciso di mettere al centro del motore economico e sociale della ripresa del continente proprio la questione delle città. Norme europee, norme nazionali e norme regionali ci sono, cominciamo quantomeno ad attuare quelle che ci sono e a farle conoscere. Il compito del Consiglio nazionale è quello, tramite anche il dossier riuso, di distribuire conoscenze. Centrale, né poteva essere diversamente, il tema delle risorse. Se prendiamo l'analisi dei 28 progetti che sono stati approvati, si parla di 308 milioni di euro che dovrebbero attivare 4,4 miliardi di euro. Su questa dimensione dei progetti attivati abbiamo un pochettino di perplessità. In realtà, se noi analizziamo la spesa pubblica, ci rendiamo conto che nel 2011 la spesa corrente è stata di 750 miliardi di euro. La spesa per investimenti, a spesa in conto capitale, è stata di 32 miliardi di euro. Ora, dal 2005 al 2011 la spesa corrente è aumentata del 18% e la spesa per gli investimenti sta continuando a scendere. Nel solo 2012 gli appalti per le opere pubbliche sono diminuiti di un quinto, del 20%. Allora, il problema è che non mancano le risorse e come vengono allocate. Alla Triennale è emerso un ulteriore elemento di riflessione di cui si fa interprete il presidente Frerì. Bisogna uscire da questo modello prescrittivo in cui giuristi, chiusi in uffici, decidono come si costruisce. Noi dobbiamo ripartire dalla vita quotidiana delle persone, dobbiamo ripartire dai problemi dell'ambiente e le regole devono essere regolate, conseguenti alle prestazioni da ottenere, che poi vanno misurate. Bisogna misurare quanta effettivamente energia si risparmia, bisogna misurare qual è l'inquinamento indoor nell'edificio, bisogna misurare e trovare modi di misurazione anche per la qualità. Ma questa congerie kafkiana di norme non serve più a ottenere buoni edifici, belle case, qualità dell'habitat per la vita quotidiana delle persone.
Da sottolineare infine la prima uscita ufficiale dell'Architetto, il nuovo mensile telematico del Consiglio nazionale, fruibile gratuitamente su PC, smartphone e tablet. È rivolta sia al mondo dell'architettura in quanto tale, ma anche a un pubblico molto più vasto, interessato alle politiche di tutela del territorio, di sviluppo della città. E quindi crediamo di aver fatto un prodotto che possa interessare un pubblico attento ed eterogeneo.